Ciao a tutti, io sono Stefania e in questo video vi mostro come creo le decorazioni natalizie in pasta di zucchero. Lavorare la pasta è semplice, la si deve ammorbidire tra le mani fino a renderla maneggevole e poi la si stende con un mattarello come se fosse impasto per pizza. Per stendere la pasta io uso un mattarello in legno come quello che state vedendo adesso in video, oppure quello bianco in polietilene adatto per la pasta di zucchero e il cake design in generale. E la stendo su un foglio di carta forno cosparso da zucchero a velo misto ad amido in modo che non attacchi. Con gli appositi stampini do la forma alla pasta di zucchero. Io ho scelto lo stampino a forma di fiocco di neve. Questo ha un diametro di circa 2 cm da punta a punta. Gli stampini sono facili da reperire, li si trova in tutti i negozi specializzati per il cake design o nei negozi di dolciumi. Questi che vedete sono quelli a disposizione, ma ci sono anche quelli più classici, tipo Tellabiscotto. Per realizzare un candy cane ho dovuto colorare la pasta di zucchero ed io utilizzo sempre colorante alimentare in gel così che il colore sia bello intenso. Una volta ottenuto il colore desiderato, creo due rotolini in pasta di zucchero, uno bianco ed uno rosso, e li intreccio tra loro dandogli la forma del classico bastoncino di zucchero ed il gioco è fatto. Non fate caso al colore che vedete in questo momento in video, è colpa delle luci, dopo vi mostro il lavoro finito. Ora che ho finito tutto, lascio che i decori asciughino bene, lontani da punti di calore, e quando saranno ben induriti saranno pronti per essere usati sulla superficie desiderata. Il mio video termina qui, spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciate un pollice in su. Vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social e vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Attivate le notifiche così sarete avvisati tutte le volte che i miei video sono online. Ciao e alla prossima!